Benvenuti in una nuova puntata di Lo Sai Che. Oggi andremo a parlare del cocomero, anguria, melone d'acqua. Tre nomi diversi per un unico frutto. Per cocomero o anguria si intende il frutto sia della pianta che del frutto. Appartengono alla famiglia delle cucurbitacee, genere Citrullus, specie vulgaris, e ha una forma sferica o ovale di dimensioni enormi. L'anguria, o il cocomero o il melone d'acqua, è una pianta originaria dell'Africa. Cresce rigoglioso nei climi tropicali, ma anche qui in Italia non scherziamo, visto che ne abbiamo una bella coltivazione, soprattutto nel periodo estivo. È un frutto coltivato da tempi remoti. In Europa fu introdotto in seguito alle invasioni musulmane, mentre nel continente africano ha sempre costituito un'importantissima fonte idrica, oltre che idrica anche salina e vitaminica. La pianta infatti è in grado di resistere a temperature desertiche, nel vero senso della parola, sopporta climi desertici. Per questo è considerata una vera e propria fonte di sostentamento. L'anguria o cocomero è composto dal 90% di acqua. Contiene anche un discreto quantitativo di zuccheri, soprattutto fruttosio, e vitamine, quali vitamina A, vitamina C, vitamina B e B6. Ha proprietà diuretiche e aiuta a mantenere la corretta idratazione durante le giornate più calde. Ha un'azione antiossidante e antitumorale grazie agli antociani della vitamina C ed ha una modesta quota di vitamina E. È ricca di citrullina, un aminoacido che viene convertito in un'altra sostanza che protegge l'organismo. L'ossido nitrico. Questo composto in particolare protegge cuore e arterie e previene le malattie cardiovascolari, migliorando l'elasticità delle arterie e gli scambi di ossigeno a livello cellulare. Dato il suo elevato indice di sazietà, è particolarmente adatto in una dieta ipocalorica, da moderare il consumo per coloro che hanno problemi con la glicemia. Per finire, o lo chiamate cocomero, o lo chiamate melone d'acqua, o lo chiamate anguria, sempre buono è, non cambia il sapore. Come lo posso definire? È un salvavita, soprattutto in quelle giornate che proprio non danno tregua? Sì, è un vero e proprio salvavita. Mangiato fresco, fresco, fresco di frigorifero è... Per me è stato il mio salvavita in questi giorni, non lo nego. Ricette particolari col cocomero non credo che ce ne siano molte, a parte metterlo nelle macedonie, credo. Ma in Sicilia, sì, in Sicilia fanno il gelo col cocomero o melone d'acqua, come lo chiamano. Se non vado errato, anche in Messico c'è un'altra ricetta fatta col cocomero, che sarebbe, loro la chiamano acqua de sandia, che sarebbe l'acqua di cocomero, da quello che so io. Ma mangiatevelo così e ogni tanto fate pu 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 pu, perché sputate i semini, avete presente i semini? Pu 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 pu, e fate. Per il resto, mangiatelo come vi pare. È buono, succoso. Mangiate a qualsiasi ora del giorno, della notte, fate come volete. Io ho la mia preferenza e lo mangio quando mi pare e quando mi capita faccio ciotolone grandi che non finiscono mai. Per questa puntata, dopo aver parlato del cocomero, dell'anguria, del melone d'acqua, è tutto. Noi ci vediamo alla prossima, ma se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi, cliccate sulla campanellina per ricevere le notifiche dei prossimi video e se questo video vi è piaciuto un pollicione all'insù. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima.